uno speciale ringraziamento agli sponsor. In un'atmosfera natalizia carica di buoni propositi, di grande volontà, a San Martino di Lupari, in provincia di Padova, si svolge la prima edizione del Gran Galà dello Sport 2018, organizzato dall'associazione White Box. La serata propone in passerella importanti ospiti dello sport di ieri e di oggi, ma non solo, si premieranno anche molti rappresentanti e attori dello sport di San Martino di Lupari. Tutto questo in una convivialità attorno a tavole imbandite. Signore e signori, benvenuti a una nuova puntata di Periscopio. Matteo Scandolara, presidente dell'associazione White Box. Buonasera Matteo, cosa tratta questa associazione e il tema di questa serata? Il tema di quest'anno per quanto riguarda la nostra associazione è appunto la ludopatia. La ludopatia in pratica è l'abuso di gioco da parte sia giovanile anche dalla parte adulta, diciamo, e va praticamente a influire anche in maniera negativa nelle vite di tutti quanti. Certo, una vera e propria patologia, tra l'altro anche compulsiva. L'obiettivo appunto di quest'anno della nostra associazione è quello di proporre lo sport come scuola di vita contro le ludopatie. E quindi abbiamo organizzato questa serata per coinvolgere tutte le associazioni sportive del territorio, in questo caso di San Martino di Lupari. E anche a giugno di quest'anno abbiamo organizzato il Wow Fest, che è sempre una manifestazione rivolta ai giovani con dei tornei, musica, animazione e quant'altro. Nicola Zanon, allenatore di una campionessa, Cusinato Ilaria, nativa anche lei di San Martino di Lupari. Una grande favola, ce la vuole raccontare? Allora, io ho cominciato a seguire Ilaria dall'età di 13 anni, è subito partita con qualche difficoltà all'inizio, poi dopo è sbocciata progressivamente di anno in anno. Prima il tempo per i campionati italiani, poi ha cominciato a vincere medaglie ai campionati italiani, a 14 anni e mezzo la prima convocazione con la nazionale giovanile, e di lì è stato tutto un crescere fino ad arrivare a 16 anni alla nazionale juniores e successivamente alla nazionale assoluta nel 2015. Tra l'altro Ilaria coniuga benissimo l'attività sportiva con l'attività scolastica, con delle medie scolastiche veramente impressionanti in tutti e 5 anni delle scuole superiori, e adesso si è trasferita all'università a Roma. I fenomeni si diventa col lavoro. Lei, il grande forza di Ilaria è non spaventarsi alle prime difficoltà, ma riuscire a girare pagina dopo ogni evento che non è andato come sperava, per crescere e riuscire ad arrivare dove è arrivata. Camilla Alessio, 17 anni, campionessa europea in seguimento a squadre, ma non solo, vero Camilla? Sì, a settembre sono arrivata seconda al campionato del mondo di cronometro su strada. 17 anni, ma tu hai iniziato molto giovane, a quanti anni? Sì, ho iniziato a 10-11 anni con una squadra di paese e tuttora continuo a correre in bici. Quanto ha inciso la volontà? La volontà significa tanto, perché la bravura di un atleta non si misura nel risultato in sé, ma anche nella forza di resistere quando per l'appunto i risultati non arrivano. E quindi sì, il risultato conta tanto, ma non è l'unica cosa. Gli obiettivi? Gli obiettivi adesso sto puntando ai mondiali dell'anno prossimo, però con tranquillità, divertendomi mentre faccio ciò che mi piace. Al Gran Galà dello Sport 2018, Alessio Berti. Il mio lavoro è anche il motivo per cui sono qui questa sera, che è quello di raccontare lo sport nel territorio, ma soprattutto rappresento il Bicicletterario, che sarebbe l'unico concorso letterario al mondo dedicato alla bicicletta e al suo mondo. Un concorso che vedrà la sua finale a Latina in giugno. Può partecipare sia i bambini, possono partecipare i ragazzi, gli adulti, nella sezione aforismi, poesie, racconti e mini racconti. Tutto completamente gratuito, è una iniziativa straordinaria. Allora io vi aspetto al Bicicletterario, iscrivetevi e mandateci i vostri racconti in bicicletta, per l'appunto.
Sono qui col signor Raffaele Magrini, presidente della Nordic Walking Brenta. La nostra associazione nasce nel 2010 e ha sede a Cittadella, è una sezione operativa a Galliera Veneta. Cos'è in pratica Nordic Walking? È una camminata naturale a cui aggiungiamo i bastoncini per riuscire a muovere tutta la muscolatura della parte superiore del corpo. È consigliato a tutti questo sport oppure c'è qualche limitazione? È consigliato a tutti, in pratica si tratta di una camminata a cui aggiungiamo solo i bastoncini. Il Nordic Walking può essere praticato a diversi livelli, un livello benessere perché è a basso impatto cardiocircolatorio, quindi è adatto alle persone che ricercano solo la propria salute. Può essere fatto in maniera fitness, ad esempio, per chi ricerca in questa attività una miglior forma fisica e quindi continua a migliorarla. Può essere praticata anche a livello agonistico, infatti la nostra associazione e il Nordic Walking è entrato a far parte anche della FIDA, che è la Federazione Italiana Atletica Leggera. In questa serata Giancarlo Pasinato qui con noi, un grande calciatore. Com'è cambiato il calcio in questi anni, Giancarlo? Beh, adesso a dire la verità ci sono tanti soldi, allora i soldi, purtroppo il business crea anche questo problema nel gioco e nel resto, insomma. Oggi come adesso si sta giocando e si sta correndo molto di più dei tempi miei. Ai tempi miei era più bello da vedere il calcio, secondo il mio punto di vista. Adesso invece c'è più corsa, c'è più fisico. Cosa consigli ai giovani che intraprendono la carriera del calcio? Quando ho cominciato io, deve avere tanta passione, tanta voglia e certamente deve avere anche qualche qualità, perché altrimenti non vai da nessuna parte. Per quest'anno a Natale una grande novità, tu hai scritto un libro. Avevamo, quando abbiamo vinto il campionato nel 79-80, abbiamo vinto lo scudetto, ci siamo ritrovati dopo 38 anni a una cena e da lì è partita questa idea. Ci sono gli aneddoti, gli scherzi che si facevano e poi le nostre carriere, le sofferenze, le difficoltà che abbiamo avuto per incominciare, insomma. Rino Baron, figura storica del ciclismo. Come è cambiato il ciclismo negli anni e come cambierà secondo lei? Io ho iniziato come ciclista, poi ho intrapreso la mia attività di masso fisioterapista, ho fatto 10 giri d'Italia vincendo nel 1975 con Fausto Bertoli sul Monte Stelvio, oltre che poi tante altre vittorie. Ho seguito Moreno Argentin, Francesco Moser, Freddy Martens, Knut Czernik, John Nicholson, campione del mondo. Ecco, ho avuto tanta fortuna. Poi sono passato al calcio, ho fatto 16 anni al calcio Padova fino alla Serie A. E poi 4 anni al calcio Treviso, ho seguito la Batte Moser, abbiamo vinto le Olimpiadi con una donna, Antonella Belluti, olimpionica Atlanta 96 e Sydney 2000. E poi adesso mi occupo e sono responsabile del Gran Premio Nazionale e Internazionale di Ciclismo categoria Juniores. Una parola per i nostri ragazzi che vogliono intraprendere questa disciplina. Beh, innanzitutto le faccio un in bocca al lupo ed è importante credere nello sport, perché fare sport vuol dire crescere bene e non prendere mai delle strade sbagliate. Questa sera qui con noi anche Vittorio Giuriati, presidente della società Lupe Basket, una società che milita in Serie A. Vuole raccontare al nostro pubblico la bella favola di questa società? Beh, una favola che parla di basket femminile di Serie A1. Siamo una delle 12 squadre che militano nel massimo campionato di Serie 1 femminile di basket e facciamo da 5 anni il massimo, anzi da 6 anni il massimo campionato. Fila San Martino ormai è una realtà del basket, attualmente in classifica occupiamo il quarto posto. Quando tu porti avanti una società con 350 persone, una trentina di dirigenti, una ventina fra allenatori, istruttori e vice direttori, eccetera, allora tu capisci che le cose diventano difficili, però la passione c'è e quindi la fatica si sente meno. Sono qui con Gianfranco Bergamin dell'associazione dilettantistica Cogitana, sempre di San Martino di Lupari, un'associazione dilettantistica. Diciamo che il nostro intento è proprio far giocare tutto da
chi gioca bene ma anche chi gioca male, l'importante è che facciano gruppo. Quanti ragazzi, quanti bambini militano nella vostra associazione? Di tesserati ne abbiamo circa 260-270 e tesserati compreso anche tutti i dirigenti, siamo più di 300. Certo. Le soddisfazioni in questa società? Le soddisfazioni sono quelle che partecipano tutti quanti, dai ragazzi ai giocatori veri e propri e i genitori. Lavoriamo un po', come si dice, door to door, porta a porta, col passaparola, e il passaparola abbiamo capito che è quello che paga, nonostante il mio presidente sia un uomo d'azienda anche molto importante, quindi conosce veramente il valore del mercato. Lui ha sempre detto: guarda, qua non serve far mercato, se lavoriamo bene i ragazzi arrivano da soli e non è il caso che li andiamo a cercare. Devo dire che ha avuto ragione. Al Gran Galà dello Sport di San Martino di Lupari 2018, Patrizia Diotto, quale associazione rappresenti tu questa sera qui? Allora, oggi rappresento l'associazione Fantathlon, che su San Martino di Lupari come attività predominanti ha la ginnastica artistica e l'hip hop per bambini. Con la ginnastica artistica siamo arrivati ad ottimi livelli, gareggiamo anche i campionati italiani. Io sono direttore sportivo, ma ho qui vicino a me anche il direttore tecnico che segue appunto la squadra agonistica. Abbiamo anche Serena, che è oltre che un insegnante, un tecnico, è una delle agoniste. Abbiamo Noemi, dov'è? Eccola qua, che è la responsabile proprio per l'associazione Fantathlon a San Martino di Lupari dell'artistica e dell'hip hop. Abbiamo Arianna, anche lei tecnico di ginnastica artistica. Jessica, coinvolta sempre con la squadra agonistica, la prima delle mie collaboratrici, lei c'era prima di tutte già nel lontano 2003, Nicole De Bortoli, una bravissima ballerina e insegnante di danza. Abbiamo veramente un bel gruppo di insegnanti. Un grande gruppo, quindi grandi soddisfazioni e un grande impegno anche. Un grande impegno, ma quando il gioco è un gioco di squadra si può ottenere qualsiasi risultato. La passione per lo sport, un valore importante da trasmettere ai nostri giovani e una magnifica avventura per la vita. Grazie di essere stati ancora una volta in nostra compagnia, io vi do appuntamento alla prossima puntata di Periscopio. Grazie, buona serata. Uno speciale ringraziamento agli sponsor.